L'amianto è stato un materiale dalle proprietà straordinarie dal punto di vista industriale, perché costa poco, c'è in Italia, è facilmente lavorabile, facilmente manipolabile, quindi è stato un materiale ampiamente utilizzato, ma è stato anche un materiale di cui fin dagli anni 20 si sa che potesse essere pericoloso. Poi la coscienza di questa sua pericolosità è aumentata nel mondo scientifico fino a diventare certezza, o quasi, negli anni 60. Il problema è che l'amianto ha riempito anche le nostre fabbriche, nel senso che è stato un materiale fortemente utilizzato per le sue proprietà di coibentazione dal punto di vista sia termico che della capacità fonoassorbente. Si considera che solamente nelle officine a grandi riparazioni di Bologna, cioè una realtà produttiva dove veniva fatta la manutenzione delle carrozze ferroviarie, siano morte su una popolazione attiva di un migliaio e più di 200 persone. Innanzitutto due parole sulla tossicità dell'amianto, che dipende dalla struttura cristallina, perché di per sé l'amianto è una struttura estremamente stabile chimicamente. La tossicità è fisica, perché il reticolo cristallino è così sottile che tende a sfibrarsi e a formare delle fibre che sono estremamente sottili e che possono essere quindi sospese in aria per tempi anche molto considerevoli. Quindi, in questo senso, il meccanismo di tossicità è legato alla possibilità delle fibre di essere abbastanza sottili e quindi poter essere portate nelle vie respiratorie profonde, negli alveoli. Ecco, e la tossicità si ha quando le fibre sono sufficientemente lunghe da superare il diametro dei macrofagi, che sono quelle cellule che sono deputate a riconoscere i corpi strani nei polmoni, a inglobarli e renderli inoffensivi. Ecco, se le cellule sono più lunghe del diametro del macrofago, queste cellule tendono a inglobare questa fibra quando è arrivata sugli alveoli per neutralizzarla, ma se la fibra protrude dalla cellula stessa, danneggia la membrana cellulare e quindi sostanzialmente la uccide. Quindi sono dei meccanismi che si ripetono, causando quello che è il mesotelioma, cioè una forma tumorale estremamente importante, ma che ha dei tempi di latenza anche lunghissimi. La normativa italiana di settore in materia di terre e rocce da scavo ha avuto un'evoluzione importante quest'anno e quindi il destino dei materiali è stato normato in modo specifico, differenziando tra ciò che può essere rifiuto e ciò che invece è terra da scavo. La domanda mi porta a pensare più ad una possibile contaminazione da origine antropica. Questo è un caso tipico degli scavi quando vengono fatti in insediamenti civili datati, nel senso che negli anni 60, negli anni 70 c'era poca diciamo così consapevolezza delle problematiche riguardanti alcuni materiali da costruzione, uno per tutti l'Eternit, che andava tranquillamente a essere interrato. Quando si vanno a fare delle fondazioni in zone interessate da pregressi insediamenti abitativi, non è difficile trovare vecchie tubazioni, vecchie condotte, vecchie reti fognarie, vecchie reti di distribuzione dell'acqua potabile che sono fatte in tubazioni in Eternit, e quindi immediatamente il terreno si deve classificare come rifiuto e segue, ai sensi del decreto 152, quello che è noto anche come testo unico ambientale, la strada del rifiuto. Nel caso specifico che abbiamo citato entra in ballo un obbligo di legge, che è l'utilizzo di una società che si è iscritta presso l'albo gestori ambientali per la categoria 10, che è la categoria che gestisce i materiali contaminati d'amianto. Questo perché? Perché il personale e le metodologie di lavoro sono in un qualche modo asseverate, si ha la certezza che il personale è controllato e ha
specifiche protezioni rispetto al rischio di esposizione alle fibre di amianto. Noi comunque non operiamo in alto sulle coperture, quindi sui tetti degli edifici, ma sul sottosuolo, negli scavi, e rimuoviamo le condotte di acqua potabile sostituite con polietilene, acciaio oppure ghisa. Beh, noi abbiamo come accorgimenti gli stessi che si debbano avere per le coperture, quindi si parte dal vestiario, la classica tuta in Tyvek, mascherina, guanti usa e getta, e poi dopo iniziamo a operare, diamo l'incapsulante sulla condotta e viene rimossa, portata all'esterno dello scavo sul classico telo che si usa anche per le coperture delle ondoline in amianto, insomma. Poi si dà un'altra volta l'incapsulante, e si fascia tutto e dopo viene smaltito nelle apposite discariche. Noi non scaviamo sulla condotta in amianto per portarla scoperta, per rimuoverla. Noi scaviamo di fianco, posiamo il nostro tubo, poi quando si arriva all'intercettazione di dove dobbiamo collegarci si scopre quei 2-3 metri di amianto e si collega. Però noi non scopriamo mai per tutta la lunghezza della strada l'amianto, rimane lì, è stato posato e lì rimane. A differenza di altri terreni contaminati, classico caso da idrocarburi, da metalli pesanti, dove io posso trovare un sistema di confezionamento più adatto anche economicamente, per i terreni contaminati d'amianto io ho solo uno sbocco obbligatorio, cioè il confezionamento in bin bag, cioè in sacconi, perché per la normativa italiana il materiale con amianto deve essere confezionato in modo da impedire qualsiasi tipo di cessione di prodotti pulverulenti che possono trascinare le fibre. Sostanzialmente io devo proporre all'ente di controllo la delimitazione delle superfici, chi entrerà in questa zona, come effettuerò lo scavo e quali sono le motivazioni, documentazione fotografica di supporto, motivare come e dove farò i confezionamenti e dove il personale entrerà e uscirà dalla zona sporca. Cioè sostanzialmente bisogna utilizzare degli spogliatoi fatti apposta per permettere al personale di non avere contaminazione tra gli indumenti di lavoro e gli indumenti di casa. Dall'altra, anche tutti i mezzi che entrano e escono dalla zona di lavoro dovranno essere, diciamo così, gestiti in un modo da impedire il trascinamento della polverosità fuori dall'area. Noi abbiamo fatto un'unità di decontaminazione che è componibile, la vediamo alle mie spalle, questa è una versione da esposizione trasparente, serve per far vedere le procedure di decontaminazione, abbiamo migliorato, l'abbiamo resa più tondeggiante per essere più bonificabile, di spessore più elevato per essere più resistente e più funzionale a operare negli ambienti molto ristretti, quali possono essere la bonifica delle cantinette o degli interrati, dove troviamo, dove insistono, delle tubazioni coibentate con amianto. Esiste inoltre anche il delicato problema del confinamento dei rifiuti di amianto, tuttora aperto poiché sul territorio nazionale vi sono poche discariche del tutto idonee. Come spiega l'associazione Esposti Amianto, in relazione agli attuali livelli di conoscenza scientifica sui danni causati alla salute dall'inalazione di fibre di amianto, non esiste alcun livello minimo al di sotto del quale vi sia sicurezza. La massima concentrazione accettabile di fibre deve essere sempre comunque pari a zero. La fattispecie dell'amianto friabile è estremamente diffusa, quindi quando la si bonifica bisogna bonificarla in ambiente confinato, sia staticamente, quindi creando una barriera di polietilene, una struttura di confinamento di polietilene, che dinamicamente con degli estrattori che servono per mettere in depressione il cantiere, ossia l'aria pulita può solo entrare come un sacchetto sottovuoto, se lo taglio l'aria entra dall'esterno, ma l'aria contaminata, essendo sottovuoto, rimane nel cantiere. È un confinamento invisibile che si chiama confinamento dinamico. Poi abbiamo dei
delle macchine elettroniche che servono per monitorare la pressione differenziale. La pressione differenziale va monitorata perché in caso di rottura, per esempio, del confinamento, noi avremo un valore di pressione modificato rispetto a un tot in Pascal preimpostato, e quindi questa allarme, a seguito di una modifica della pressione, manda in attivazione due prese che possono essere collegate a degli estrattori supplementari, oppure può essere inviato un SMS o una stampata di riepilogo dei dati di pressione affinché si possa intervenire prontamente e garantire il confinamento di tipo dinamico. Per il corretto utilizzo di questi dispositivi è importantissima anche la formazione. La formazione è essenziale. Per fare le bonifiche è obbligatorio fare dei corsi. È opportuno che i corsi siano fatti in maniera professionale come li fate voi, e soprattutto è opportuno che non vengano mandati operatori disinformati a operare. Si possono fare le bonifiche anche di materiali estremamente pericolosi come l'amianto in piena sicurezza, l'importante è essere informati. Tutti i miei dipendenti hanno fatto le 30 ore per la rimozione amianto, e ogni anno si fa l'aggiornamento delle 4 ore per rimanere comunque sempre aggiornati e avere tutte le certificazioni. E comunque noi per il lavoro che facciamo dobbiamo avere anche la persona, il dirigente amianto e il tecnico amianto. Ogni intervento che noi facciamo, l'USL è al corrente della via, del posto e di dove va a finire come ultimo diciamo, deposito l'amianto rimosso. Ogni anno noi facciamo la classica visita ai polmoni, ai bronchi, sono visite specifiche per l'amianto, dichiarate con attestato, che poi l'USL vuole sapere, vuole vedere che gli operai che lavorano sull'amianto sono insomma, fisicamente stanno bene e sono idonei soprattutto alla lavorazione sull'amianto. Siamo qua nella sede della Scuola Edile di Bologna a ripercuotere un corso che abbiamo già testato in numerose altre scuole. È un corso di qualificazione per gli addetti alla posa di membrane bituminose. Le maestranze chiaramente sono tutti operai di aziende che operano già nel settore delle impermeabilizzazioni, che però, diciamo così, dopo l'uscita della norma di riferimento, che è la UNI 11333, diciamo così, hanno la necessità, per poter conseguire il patentino certificato chiaramente da Accredia, la necessità di conoscere e modificare leggermente in alcuni casi le metodologie operative proprio per porre in opera le membrane bituminose. Tra i corsi organizzati da IPLE vi segnaliamo, per l'area progettazione e gestione, da martedì 10 aprile 2018 BIM Academy Bologna, digitalizzazione del flusso di lavoro per la progettazione avanzata di edifici nuovi ed esistenti. Per l'area sicurezza, da lunedì 9 aprile, aggiornamento per coordinatore alla sicurezza modulo 10, segnaletica stradale e demolizioni. Da mercoledì 11 aprile, formazione addetto al primo soccorso, e da giovedì 12 aprile, formazione coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori. Per l'area ambiente ed energia, da mercoledì 11 aprile, formazione per addetto attività di rimozione, bonifica e smaltimento amianto e formazione per responsabile tecnico gestione rifiuti, modulo generale per tutte le categorie. Per informazioni più dettagliate su corsi e seminari organizzati da IPLE si può consultare il sito www.edili.com, sempre aggiornato. Si può seguire l'Istituto Edile di Bologna anche attraverso i social Facebook, LinkedIn e Google+. Potete inoltre rivedere tutte le puntate di Edilizia Sicura sul nostro canale YouTube.